Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte, 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutti e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo andato di incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né giorno né l'ora. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, eccoci giunti lunedì 29 aprile 2024. Celebriamo quest'oggi la festa di Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 25 di San Matteo, versetti 1-13. Proseguiamo la nostra lettura e meditazione del libro di San Manuel Gonzales. Allora, ieri siamo proprio arrivati a questo paragrafo dal titolo Cos'è? Ecco, e stiamo vedendo in cosa consiste questo abbandono interiore del tabernacolo. Quindi, cosa ieri abbiamo visto? Che non andare con l'anima, che è l'abbandono interiore del tabernacolo, vuol dire il non meditare su quello che abbiamo già detto, e non prepararsi, e non avere una grande pulizia interiore. Lui aggiunge: e vivo appetito, cioè desiderio. Devo avere un desiderio, un vivo desiderio di Gesù, non una noia, capite? Poi scrive: né assapora né apprezza quell'alimento, cioè manca il gusto, manca l'apprezzamento. Uno può mangiare anche con noia, può mangiare con disgusto, può mangiare con svogliatezza, può mangiare perché deve mangiare, ma è diverso di quando mangi e dice: mamma mia, che desiderio che avevo che arrivasse giugno per mangiarmi questo bellissimo cesto di ciliegie rosse, no? Questo è uno che apprezza, che assapora, che gusta, che desidera quell'alimento, piuttosto che uno che si trova il broccolo bollito e dice: vabbè, devo mangiarlo, non ho proprio voglia, ma lo devo mangiare, mangiamo sto broccolo, no? Diverso. Quindi né assapora né apprezza, che non parla, non ascolta l'ospite che la visita. Non c'è dialogo con Gesù. Non parla e non ascolta l'ospite. Terribile. Che uno dice: ma allora perché sei andato? Perché vai in chiesa? Perché vai davanti al tabernacolo? Perché fai la comunione? Se non parli e non ascolti, cosa sei andato a fare? Però poi stanno mezz'ora o in chiesa o fuori o peggio ancora in chiesa a chiacchierare. Quindi stare in silenzio dopo la messa, dopo aver fatto la comunione, per stare con Gesù, ascoltare Gesù e parlare con Gesù, no, non c'è tempo. Per stare fuori dalla chiesa, magari al freddo, magari sotto la pioggia, quello va bene. Oppure per stare in chiesa, peggio ancora, a chiacchierare, dopo aver fatto la comunione. Questo è l'abbandono interiore, non esserci con l'anima. Che non si presta, scrive, a raccogliere e a custodire le grazie che questo le porta. Capite? Non raccoglie, non custodisce le grazie,
gli avvisi che gli dà, gli esempi che le insegna, i desideri che le suggerisce, la corrispondenza d'amore che le impone. Cioè, è tutto quello che vi dicevo qualche giorno fa, quando vi dicevo vi verranno quelle intuizioni, quelle idee, quelle cose. Raccoglile, segnatele. Non dite mai tanto me ne ricordo, perché non è vero, siccome non vengono da noi non ce le ricordiamo. Quindi segnatevele. Infatti vedrete che voi ve le segnate, fate la prova, poi andate a casa e dite, vabbè, stasera vedrete che me ne ricordo, stasera vedrete che non vi ricorderete niente di quello che avete in mente in quel momento. Lo andate a rileggere e dite, ah sì, era proprio così. Questo è non esserci con l'anima. È importantissimo. Quante volte il maestro dovrà ripetere interiormente respinto, capite? Interiormente respinto da certi comunicanti e visitatori, cioè da gente che va a visitare il tabernacolo oppure che riceve Gesù nell'Eucaristia, si sente respinto interiormente, anche se questi visitatori comunicanti hanno un aspetto esteriore umile e devoto, quello che lui disse al suo popolo, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lungi da me. Tu puoi fare un grande canto al Signore, eppure lui sentirsi interiormente respinto. Tu puoi avere un atteggiamento esteriore umile e devoto, ma interiormente niente. E lui si sente respinto. Un esempio, scrive, e affinché la definizione e la tipologia di abbandono interiori entrino e si incidano profondamente nell'anima di chi legge queste righe, e affinché per anticipazione si veda la portata e il significato di questo male, cerco nel Vangelo degli esempi che lo chiariscano. Ah, se solo non fosse tanto vivida ed espressiva la scena della prima comunione che fu data sulla terra dalle mani dello stesso divino autore. Ma questo lo vedremo domani. È vero che oggi abbiamo fatto pochissimo. Non ha importanza. Domani vedremo questo sottotitolo che si chiama, questo paragrafo che si chiama La prima comunione e il primo abbandono interiore. Lui ci porterà questo esempio della prima comunione data sulla terra dalle mani dello stesso Gesù. Quindi, tra ieri e oggi abbiamo visto che cos'è questo abbandono interiore. E io dico, perché non proviamo a farci come un piccolo vademecum, come una, non so, dei punti, no, che ci segniamo, che prima di andare in chiesa, per la visita o per la Santa Messa, ce li leggiamo e ci diciamo, attento, va bene andare col corpo, ma guarda che se non fai questo, 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 tu non ci stai andando con l'anima. Guarda che se non fai queste cose, tu stai abbandonando interiormente il Signore. Guarda che se non fai queste cose, interiormente stai respingendo il Signore. Fatelo per un mese. Vedrete come cambiano le cose. Perché sapete, poi una meditazione si dimentica, no? Passa. Ma questi sono punti veramente molto importanti, ma non perché li ho detti io, ma perché li ha detti lui molto bene. San Manno descrive perfettamente questo abbandono interiore. E lo descrive perfettamente perché lui è un innamorato dell'Eucaristia. Solo un innamorato dell'Eucaristia può parlare in questo modo. Bene, allora in preparazione a domani, quando vedremo la prima comunione e il primo abbandono interiore, in preparazione di domani, oggi dedichiamo questi 10 minuti scarsi, soli, alla meditazione, in modo tale che adesso il resto del tempo lo avete per potervi mettere giù questi punti fondamentali. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.